Il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, quale prima tappa della sua visita in Irpinia, sceglie lo stabilimento IA di Flumeri. Peccato sia stata una visita blindata, aperta a pochissimi, e soprattutto peccato che il ministro abbia completamente snobbato la stampa e soprattutto gli operai, rimasti ad aspettarla per un'ora e mezza sotto il sole davanti ai cancelli con gli striscioni. Hanno visto solo transitare una carovana di auto blu. Altri erano andati già via, arrabbiati, quando, arrivati davanti alla fabbrica, hanno capito che l'incontro era a porte chiuse, nonostante i manifesti per strada. Per poter vedere il ministro e magari intervistarlo, bisognava andare al comizio dei 5 Stelle ad Ariano. Il ministro ha tirato dritto, non ha ritenuto di fermarsi con voi. Con gli operai, esatto. È loro che dicono che stanno sempre in mezzo ai più deboli, sono al di sopra delle parti, tutte cose. È stata proprio una grande delusione. Come ho detto prima, sicuramente ci vedremo il 26 maggio e ci ricorreremo e ci comporteremo anche noi di conseguenza. Quindi delusione oggi. Delusione enorme. Eppure pensavo che stavano più vicino a noi, più verso gli operai, la gente che sta lottando, che sono anni che lotta per questa fabbrica, perché ci abbiamo creduto dall'inizio. Però noi non molleremo, questo qua se lo porta mette bene in testa, noi non molleremo, saremo sempre presenti. Lo striscione è stato inutile? Purtroppo sì. Probabilmente non interessava al ministro. Ascoltare la gente, ascoltare, magari sono cose che già sanno, però visto che siamo in campagna elettorale, anche così si fa la campagna elettorale.